Salve e benvenuti in questo nuovo episodio di Mass Effect 2. Ok, dopo aver incontrato Jack, andiamo a fare qualcosa. L'uomo misterioso desidera parlarle nella sala briefing, comandante. Ah, ok. Andiamo a parlare con l'uomo misterioso. Oggi sono macchine. Ah, la tattica. Oh, ah, giusto, ci sono già. Mi ero dimenticato che devo andare qua. Qui. Vediamo un po'. Bellissimo, la Star Wars. Shepard, credo di averli individuati. Abbiamo appena perso i contatti con Horizon, una delle nostre colonie nei sistemi Terminus. Se non è già sotto attacco, lo sarà presto. Mordin ha sviluppato delle contromisure per gli sciami cercatori? Non ancora. Speriamo che lavori bene sotto pressione. C'è dell'altro che dovresti sapere. Un membro del tuo vecchio equipaggio, Ashley Williams, è stanziato su Horizon. Dalle mie ultime notizie, Ash era nell'alleanza. Cosa ci fa nei sistemi Terminus? Ufficialmente si tratta di un programma di aiuti per migliorare le relazioni tra l'alleanza e le colonie. Ma c'è sotto qualcosa. Se hanno inviato il capo Williams, deve essere qualcosa di grosso. Forse dovresti chiederlo a lei. I collettori avrebbero scelto per caso una colonia con un membro del mio vecchio equipaggio? Non l'avevo. Non dovrebbe sorprenderti che i collettori siano interessati a te, specialmente se lavorano per i razziatori. Potrebbero cercarla per arrivare a te. Dovremmo inviare un messaggio alla cittadella. L'alleanza potrebbe fornirci dei rinforzi. Non prima che tu abbia indagato. Non voglio che l'alleanza ci ostacoli. Quando avrai la situazione sotto controllo, invierò quel messaggio personalmente. Vabbè, se lo dice lui. Inviaci le coordinate e partiremo subito. Non avevamo mai avuto un simile preavviso, Shepard. Buona fortuna. Contaci. Joker, imposta una rotta per Horizon. Io vado a parlare con il professore. Agli ordini, comandante. Allora, professor, come va? Dimmi che hai qualcosa per me. Sì. Direi che per ora siamo abbastanza difesi contro i collettori. Ok, questo è Horizon. E vediamo cosa succede col pianeta. Per ora è tutto tranquillo, ma per quanto lo sarà. Lilith, abbiamo un problema. Non riesce ancora a calibrare la matrice di punta. Se non la completiamo, queste torrette difensive saranno inutili. Mi spiace, capo. Riportare online i sistemi di comunicazione ha la priorità. Sì, d'accordo. Mi sorprende che non abbiano cercato di darmi la colpa anche la gente qui non si fida dell'alleanza. Niente di personale. Che succede? Arrivano i guai. Porta tutti al rifugio. Il caporaio, corri! No.
e tutta la colonia è stata immobilizzata. Sono delle statue. Bel lavoro che ha fatto Wesley, veramente un bel lavoro. Di cos'è? Sì. È diventato in modalità ultra istinto. Come nemico la Araldo veramente rompe, ma molto. Allora, direi di andare col professore sul pianeta e con Jack, va visto che è molto forte. Allora, ok, a posto, vediamo un po', ha detto primario, il contenitore primario, meglio la brutalità. Mentre per Mordin direi di non fare nulla, così almeno faccio a livello 4 senziato Salarian. Ok, si va su Horizon. Sembra l'attore di Mordor. Allora, vediamo un po'. Ah, ok. Mordin, sei sicuro che questi potenziamenti delle corazze ci proteggeranno dagli sciami cercatori? Certezza impossibile, ma i morti dall'interno dovrebbero impedire individuazione, rendendo invisibili ai sciami. In teoria. Tecnologia sperimentale, unico test di contatto con sciami cercatori. Dobbiamo testare il personale. Molto rassicurante, Mordin. Brava, Jack. Si violenta fino alla fine, distruggili. Bene. E qui abbiamo fatto. Alla prossima zona. Ok, violiamo. No. Sì. No. Niente. Vabbè. Non posso violare tutto. Come sempre. Armi pesanti. Dove? Dove? Ah.
Allora. Onda d'urto! Beh, ti mancavo solo i mutanti del primo Mass Effect. Andiamo! I collettori non fuggiranno con altre vittime. Andiamo! Come vuoi tu, capo. Da quale parte? Di qua? Che qui? In genere ci vanno diversi tranquillanti per farmi stare così tranquilla. Cavolo! Nessun segno di resistenza. Deve essere successo in fretta. Ci hanno visti! Orientatore! Ok, non è il momento giusto. E lui cosa qua? Posso annientarmi tutto. Grande Jack. Ho fatto bene a finire letto questa missione. Sapete che una volta mi è capitato un bug qua, se non sbaglio, dove un nemico era bloccato nella porta o nel muro, non ricordo. Uno dei due. Qua non sembra che si rivi. Sì. Dove? Dove sono? Ah. Là c'è un colonio. Forse si può salvare, vediamo. Vittime sembrano coscienti, pienamente consapevoli, intrappolate in stasi. Affascinante. Sono rimasti così a lungo. Già. Cavolo, che spavento. Ah, ma l'arma dei collettori in mano? Se di sì. Ok, Araldo, cosa vuoi fare? Ti faccio fuori subito. Vai Jack! Nessuno può fermarlo! Non va bene, non va bene per niente! Che cosa mi lanci? Una palla ombra? Ok, dentro, dentro, apri la porta! Questo sarà utile! Uno a terra! Dove quello sono? Ah, là. È morto quello? Direi di... Sì, credo. Ah,
Oh cavolo! Ecco lì dove era, non l'avevo visto! Fallimento critico! Vabbè, qua arrivano, ho capito, dai, saltiamo se si può per favore. Oh, ecco. Una volta non mi faccio fregare così, eh. Muori. Boom! Ti ho fregato, maledetto! Ah, ma c'è un altro! Ah no! Faccio in fretta! Dai, ammazziamo l'altro di merda! Codardo. Mi distruggerò. Ah, non ho quelle balle. Sul serio? Beh, mi sembra facile. Oh, che bello. Al chiuso. E qui c'è qualcuno, bene. Tranquillo, non ti sparo. Sei umano? Cosa ci fai qui? Mi condurrai dritti da noi! Ho sgombrato la strada. Sei fortunato a non essere nella stiva della nave dei collettori. Quelle cose erano collettori? Vuoi dire che esistono davvero? Pensavo che fossero solo un'invenzione. Sai com'è? Propaganda. Per tenerci nello spazio dell'alleanza. No! Hanno preso Lilith! L'ho vista cadere! E anche Stan! Hanno preso quasi tutti! Come ti chiami? Qual è il tuo ruolo? Mi chiamo Delon, meccanico. Ero sceso qui per controllare la griglia principale dopo aver perso il segnale delle comunicazioni. Poi ho sentito gridare. Ho guardato fuori e c'erano degli sciami di insetti. Tutti quelli che toccavano restavano paralizzati. Ho sigillato le porte. Dannazione! È colpa dell'alleanza! Hanno stanziato qui il capo Williams per costruire quelle torrette difensive. Ci hanno resi un bersaglio. Parlami di quella rappresentante dell'alleanza. Il capo Williams? Ho sentito dire che è un'eroina di guerra o qualcosa del genere. Per me non significa niente. Vorrei che se ne fosse rimasta nello spazio del consiglio. Forse sarebbe stato meglio. Perché pensi che sia colpa dell'alleanza? Siamo solo una piccola colonia. Nessuno ci aveva infastidito prima che iniziassimo a costruire quelle dannate torrette difensive, attirando l'attenzione su di noi. Ho lasciato lo spazio del consiglio per allontanarmi dall'alleanza. Non porta mai niente di buono avere a che fare con loro. Beh, più o meno ha ragione. Se avete delle difese, possiamo usarle contro la nave dei collettori. Prima dovresti calibrare il sistema di puntamento. Non ha mai funzionato bene. Non dovrebbe essere difficile sistemarlo. Ci serve solo posizione.
Dirigetevi verso il trasmettitore principale dall'altra parte della colonia. Impossibile sbagliarsi. I comandi di puntamento sono nella base. Probabilmente è meglio se resti lontano dai guai. Già, quello che pensavo anch'io. Ti lascerò uscire, ma chiuderò la porta alle tue spalle. Non voglio rischiare. Buona fortuna. Credo che ne avrai bisogno. Sì, più o meno. Ok ragazzi, questo episodio termina qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!